io sono il maestro del Monaco, Marcello, e insisto nel dire una cosa fondamentale, che si può cantare solamente con la laringe molto bassa, molto fonda, vero? Che poi dopo si possano avere delle risonanze in maschera, si debbano anzi cercare delle risonanze in maschera, questo è una questione vocale e di vocalità piacevole. Ma rimane sempre il fatto fondamentale e direi primitivo, principale, che la laringe deve essere sempre fonda. Il cercare la maschera alzando la laringe, tenendola diciamo così alla metà della posizione tra il fondo e l'alto, è sempre un rischio e comunque a lungo andare sempre pericolosa. Vedi esempi che non voglio citare, ma successi anche non molto tempo passato. Non si può cercare di alleggerire, bisogna alleggerire, si alleggerire così, dico alla meno peggio, si alleggerisce solo limitando la spinta sul diaframma, ma la posizione rimane costante, sempre quella. Il raccolto nel passaggio, raccolto scrupoloso, anzi direi dalle note basse all'acuto, senza neanche pensare al passaggio, è tutto raccolto alla voce, deve essere dal basso all'acuto. Posizione è una sola. Vuol dire che il passaggio sarà un pochettino più sacrificato, però la posizione è sempre, rimane sempre costante, rimane sempre perfetta. Anche in un'opera dove occorre un'emissione potente, notevolmente potente. Ecco, queste sono le raccomandazioni che io posso fare al mio amico Rolando.